Via, inizia l'evento. Buongiorno a tutti e bentrovati. Allora, iniziamo oggi questa nuova avventura che ci fa pensare naturalmente al Covid, questo sì, ma in una situazione assolutamente positiva e propositiva, perché la nostra intenzione è quella di verificare quali sono le conseguenze chiare, costruttive, creative che un'esperienza di questo genere ci ha portato. Ora partiamo con un webinar i cui protagonisti sono due avvocati, l'avvocato Truffo e l'avvocato Paschetta, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti, con i quali abbiamo incominciato a parlare delle conseguenze che il Covid ha avuto su tutto quello che riguarda la contrattualistica. Quindi i contratti sono cambiati, vedrete nelle prossime occasioni di incontro di questa serie che anche la contraffazione è cambiata. E quindi abbiamo pensato di parlare insieme di questi argomenti per darvi degli strumenti utili per affrontare i cambiamenti che si stanno realizzando in questo periodo. Ora, uno dei cambiamenti palesi è quello che non ci vediamo nelle belle sale del Centro Congressi Torino Incontra, ma siamo qui online, tendenzialmente in smart working, dove però abbiamo cercato di realizzare le stesse condizioni operative che vi abbiamo sempre proposto in ufficio. Quindi, alla stessa maniera vi proporremo le slide dei nostri interventi, slide che io vi farò avere in giornata via mail, tendenzialmente inviandovi un WeTransfer, esattamente come succedeva quando ci vedevamo al centro congressi. Il mio compito in questo momento è quello di ricordarvi che comunque, anche se non necessariamente in ufficio, non sempre in ufficio, il PID, il punto impresa. Metto la telefonata e passo. Grazie. Il punto impresa digitale della Camera di Commercio di Torino continua assolutamente a essere operativo e stiamo iniziando con questo seminario, appunto, con questo webinar, il secondo triennio di attività. Ora, molti di voi hanno già lavorato, hanno già fruito dei servizi del PID, voi sapete che noi ci interessiamo di digitalizzazione per l'impresa, no? Accompagniamo le piccole e medie imprese del territorio alla digitalizzazione. Stiamo parlando di un network nazionale, quello che viene appunto riconosciuto come Impresa 4.0, quantomeno è nato così. Tre i possibili collaboratori pubblici con i quali potete avere a che fare. Il punto impresa digitale, cioè noi che ci occupiamo della diffusione delle competenze di base. I Digital Innovation Hub, che a livello settoriale forniscono già delle competenze avanzate, e poi i centri di alta specializzazione che sono i Competence Center. Ora, immagino che molti di voi sappiano che noi fino a pochi giorni fa e comunque continuiamo ancora, eravamo impegnati con il bando Voucher Sprint 2020, quindi abbiamo emesso un bando rivolto alle micro e piccole imprese
proprio per venire loro incontro con dei finanziamenti a fondo perduto a copertura del 50% delle spese che hanno dovuto sostenere in relazione allo smart working, per una cifra massima di voucher pari a 3.000 euro. Le concessioni per il primo milione sono già state rese pubbliche e proseguiremo adesso con le rendicontazioni. Quindi una delle attività sicuramente importanti del punto impresa digitale è quella proprio dell'aiuto finanziario alle imprese tramite bandi. Poi abbiamo moltissima diffusione, formazione, informazione, e allora vediamo che le imprese vengono supportate nella trasformazione digitale attraverso webinar come questi, e ne parleremo dopo, e attraverso attività che vengono svolte in particolare da colleghe che immagino abbiate imparato a conoscere nel tempo, la dottoressa Elena Sannino, che in questo momento verrà affiancata da una nuova collega, con lo Zoom 4.0, questi assessment della maturità digitale che servono per approfondire le conoscenze delle imprese per quanto riguarda il digitale. Abbiamo attività quali il digital mentor, cioè l'accompagnamento delle imprese nella transizione al digitale attraverso degli esperti, e abbiamo appunto la possibilità che noi vi proponiamo sempre di far fare il Selfie 4.0, lo potete fare da soli direttamente a questo link, o altrimenti potete farlo appunto con la collega, e possiamo anche fare degli assessment in azienda su appuntamento per verificare il grado di maturità digitale delle singole imprese. Proprio perché? Per indirizzarle verso attività anche formative e informative che possono venire utili loro per capire se si possono rivolgere a mercati interni ma anche esterni. Ad esempio, dal bando voucher abbiamo proprio verificato quanto molte aziende abbiano deciso di operare con l'e-commerce, e quindi assolutamente sempre più importante diventa un'attività che è tipica ed è storica peraltro del settore e della Camera di Commercio, che è quella della rete Enterprise Europe Network, che appunto propone l'assessment dell'improve per chiarire appunto le aree di miglioramento, l'innovazione sulle performance economiche, quanto incide l'innovazione sulla performance economica dell'impresa, e per individuare il posizionamento rispetto ai competitor che può venire utile sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Per quanto riguarda l'informazione e la formazione riguardante la tutela della proprietà industriale, è più un argomento che tratto io personalmente e alcuni altri colleghi. Voi troverete sempre tutte le informazioni di cui vi parlo sulle pagine web camerali. Questa è la pagina introduttiva che riguarda la tutela della proprietà industriale. Al momento, per quanto riguarda gli incentivi per brevetti e marchi, siamo in attesa entro la fine di questo mese del rifinanziamento del bando Brevetti Più, del bando Marchi Più 3 e del bando Design Più 4. Bandi che, come il bando Voucher Sprint 2020 della Camera di Commercio, hanno avuto una durata di una ventina di minuti perché sono stati letteralmente bruciati dalle domande. Se per quanto riguarda il Voucher Sprint 2020, questo ci fa piacere perché vuol dire che è circolata la notizia, ma naturalmente fa pensare, perché appunto le aziende hanno veramente bisogno di aiuto materiale. È interessante per quanto riguarda brevetti, marchi e disegni più,
che sono dei bandi del MISE, perché vuol dire che ci sono molte, molte aziende piccole e meno piccole che comunque contano molto sulla tutela della proprietà industriale e vogliono avere delle certezze. Al momento è ancora in vigore il bando voucher 3i che è rivolto alle startup innovative e comunque trovate tutte le informazioni alla pagina incentivi per brevetti e marchi che vedete in questa videata. Noi facciamo e ribadiamo il servizio di deposito di brevetti e marchi su appuntamento in questo momento. Il servizio è garantito il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina su appuntamento ed esiste la possibilità di fruire anche del servizio Mettici il marchio, che è un approfondimento rivolto a coloro i quali intendono registrare marchi, proprio per capire come si compila la registrazione di un marchio. Anche questa è un'attività svolta via webinar, come quella che state seguendo in questo momento, e c'è la possibilità appunto di iscriversi nella sezione eventi del sito camerale. Ora, per quanto riguarda la formazione, domani noi torneremo con la seconda edizione del ciclo e-commerce nell'era di impresa 4.0. Questa volta gli appuntamenti saranno 11. Per il momento li abbiamo previsti tutti in webinar, quindi si tratterà di appuntamenti di 4 ore. E a partire da settembre sostanzialmente si tratterà di focus paese. Mentre invece il 13 luglio e il 20 luglio torneremo con altri webinar del ciclo Aggiornarsi per ripartire a cui state partecipando. Il 13 riguarderà la contraffazione ai tempi del Covid, il 20 andremo a vedere che cosa sta succedendo operativamente per le aziende nella fase 2. Non mi resta che tornare a ringraziare i relatori, ribadirvi che riceverete le slide via mail e invitarvi sostanzialmente agli altri appuntamenti. Per agevolarvi abbiamo fatto in maniera che voi possiate iscrivervi veramente fino all'ultimo. Quello che vi propongo sempre, che vi chiedo, è di iscrivervi al sito camerale proprio per essere aggiornati in tempo reale a tutte le attività, su tutte le attività, su tutti gli eventi, gli incontri, le novità che riguardano la Camera di Commercio e non solo, possono riguardare anche eventi e soprattutto bandi che vengono emessi in particolare dal Ministero, dalla Regione. Cioè, noi cerchiamo di fornire tutte le informazioni utili alle aziende per innovarsi di sicuro e per trovare un aiuto concreto, in particolare in questo momento in cui ce n'è veramente un grandissimo bisogno. Vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento, vi ricordo che per tutte le domande avete la possibilità di scrivere in chat e comunque in qualsiasi caso, anche vi venissero delle domande successive, avete ricevuto la mia mail in particolare con il mio indirizzo di posta elettronica, quindi di conseguenza scrivete pure e cercheremo di rispondervi costruttivamente e il più velocemente possibile. Lascio la parola al dottor Capozzolo in maniera tale che come regista dia la parola a un altro relatore, presumibilmente l'avvocato Truffo, che unitamente all'avvocato Paschetta ringrazio infinitamente. Buona giornata. Buongiorno a tutti. Passo la parola all'avvocato Truffo. Le chiedo di condividere le slide in modo tale da poter partire con la presentazione. Buongiorno a tutti. Ringrazio solamente la Camera di Commercio e la Polonia per avermi
Parlando di Covid e della pandemia che ha visto il nostro paese, come del resto l'intero mondo, coinvolto, è chiaro che la pandemia ha avuto diversi effetti, diciamo così, diverse conseguenze sul nostro paese. Conseguenze che hanno riguardato in primo luogo la salute, conseguenze sociali, proprio di vita sociale, di relazioni interpersonali. Poi ci sono delle conseguenze sul lato produttivo della nostra economia. Abbiamo avuto imprese che hanno subito il cosiddetto lockdown, quindi la chiusura e quindi l'impossibilità di produrre. Tutto questo è arrivato a provocare delle conseguenze contrattuali. Le conseguenze contrattuali, io mi riferirò soprattutto ai contratti in essere, cioè a quei rapporti commerciali che sono stati cristallizzati nel corso del tempo in documenti contrattuali o comunque in contratti, anche se non scritti, che sono stati travolti dal diffondersi della pandemia coronavirus Covid-19. Di per sé, chiaro, la pandemia ha avuto delle conseguenze e ha avuto un impatto, però sarebbe errato o superficiale pensare che la pandemia sia per ciò sola e essa stessa automaticamente foriera di conseguenze giuridiche sul nostro contratto, soprattutto di, passatemi l'espressione a tecnica, di scusanti giuridiche, cioè il fatto che vi sia stata la pandemia e che ci siano state delle conseguenze sulla nostra impresa non significa perciò solo che ogni eventuale inadempimento contrattuale possa essere in qualche modo giustificato. In primo luogo, noi sappiamo che la pandemia, comunque le normative emergenziali approvate dal governo italiano, così come dagli altri governi europei e mondiali, ha diviso sostanzialmente le imprese in due macro categorie. Noi abbiamo avuto le imprese che erano ritenute strategiche perché la loro attività era funzionale sia a combattere il Covid, la pandemia, sia a garantire un minimo di sopravvivenza all'intero paese, e d'altro canto le imprese che invece non rientravano in quelle ritenute strategiche per, possiamo dire così, per lo sforzo bellico contro il Covid. Orbene, quando noi andremo ad analizzare più nel dettaglio le due principali clausole, che però sono le due clausole contrattuali, o per meglio dire le due norme del codice civile che noi possiamo invocare, la forza maggiore, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, per in qualche modo essere scusati, o per meglio dire per non subire pesantemente le conseguenze dell'inadempimento provocato dal Covid, noi dobbiamo innanzitutto domandarci se l'impresa inadempiente rientri nell'una come nell'altro o nell'altra categoria. Se si rientra nella categoria delle imprese che hanno subito il lockdown, o vale a dire le imprese che non appartengono a quella attività economica, non svolgono quelle attività economiche che sono state ritenute strategiche dalla normativa emergenziale, certamente diventa più facile poter dimostrare che un eventuale inadempimento, che può essere o un radicale non adempimento o un non preciso, non puntuale adempimento delle obbligazioni a cui si era tenuti, sia stato provocato dalla pandemia
o per meglio dire da un lato dalla pandemia, dall'altro dal cosiddetto factum principis, cioè dalle normative di carattere emergenziale che sono state frutto della pandemia, della necessità di risolvere un'emergenza. Ragion per cui in questo caso un'eventuale forza maggiore, piuttosto invocazione di una forza maggiore, ovvero di un'eccessiva onerosità sopravvenuta, è più facile da poter dimostrare. Viceversa, se noi rientriamo nelle categorie di attività strategiche, cioè di quelle imprese che hanno continuato ad essere operative perché attive proprio nello sforzo per mantenere un minimo di normalità, ovvero perché proprio attive nel settore farmaceutico, comunque medicale, beh, in quel caso chiaramente non avendo avuto un blocco dell'attività, non che sia impossibile dimostrare un impatto sia della pandemia come forza maggiore sia come eccessiva onerosità sopravvenuta, ma ecco che diventa più difficile la prova di tale circostanza, cioè diventa arduo poter dimostrare, specialmente in sede giudiziale, che ci sia stato un impatto talmente forte da poter dire, per il solo fatto che è stato decretato c'è stata una decretazione di urgenza a causa della pandemia, allora noi siamo inadempienti. È una situazione dove, se nel primo caso, come dicevo, riusciamo a cavarcela in maniera più facile, nel secondo lo è molto meno. Ma c'è una ulteriore sfaccettatura che deve essere introdotta. Ci sono delle realtà produttive ed economiche del nostro paese, come ad esempio anche la professione forense, ad esempio, o altre forme di consulenza, si pensi anche al settore, ad esempio, bancario o assicurativo, che non sono stati ritenuti, quello bancario sì, ma non sono stati ritenuti come essenziali, come strategici. Certamente non è stata tutta l'attività consulenziale, inclusa quella dei legali, ma non hanno subito un lockdown vero e proprio, nel senso che noi non abbiamo avuto l'interruzione esabrupto di tutte le attività legali o di consulenza, se voglia, o di altre imprese. Perché, come accennava precedentemente la dottoressa Lavasenda, noi abbiamo la possibilità del cosiddetto smart working, del lavoro in remoto. Ciò significa che l'attività economica, pur non essendo strategica e quindi pur avendo subito una parte di lockdown, tuttavia non è stata interrotta. Ecco che allora questo semplice fatto per il quale la propria attività non ha subito una vera e propria interruzione a causa delle decretazioni di emergenziale approvate dal governo, potrebbe, anzi sicuramente avrà, un impatto nella valutazione di quello che è il concetto di forza maggiore piuttosto che di eccessiva onerosità sopravvenuta, proprio perché in realtà si dovrà andare a calibrare quale sia l'impatto che questo poter comunque lavorare in qualche modo, ma magari con delle difficoltà, possa aver impattato sull'adempimento. Ecco qua. Ho problemi con le slide. Eccoci qua. Quando parliamo di forza maggiore, di Smaior, innanzitutto parliamo di una ipotesi nella quale l'evento, che può essere un evento, un fatto naturale, ovvero, come dicevo prima, un factum principis, quindi una normativa, e in questo caso direi che per la pandemia abbiamo avuto entrambe le circostanze, la malattia da un lato e la decisione del governo dall'altro, certamente hanno reso impossibile l'adempimento, appunto una forza maggiore. Ciò significa che la parte che era tenuta a adempiere
sarà ritenuta non responsabile per il suo inadempimento e la parte la quale avrebbe dovuto ricevere la prestazione ha diritto di richiedere un indennizzo. Preciso che, a differenza di quello che è previsto in altre legislazioni, la forza maggiore è prevista dal nostro codice civile. Ciò significa che non è necessario, affinché si possa invocare la forza maggiore per giustificare il proprio inadempimento in circostanze che hanno i requisiti della forza maggiore, quale è la pandemia di Covid-19, non è necessario, dicevo, avere una espressa clausola all'interno del contratto, ma come penso meglio vedrà il collega Paschetta che mi seguirà, è importante, o meglio è preferibile avere una clausola all'interno perché c'è la possibilità nel pieno della libertà e delle facoltà decisionali delle parti di un contratto di poter magari introdurre dei criteri e dei criteri sì, di base per poter calcolare l'indennizzo. In caso contrario, qualora le parti non trovino un accordo tra di loro per la determinazione dell'indennizzo che deve essere riconosciuto alla parte si è vista non adempiuta all'obbligazione nella quale aveva interesse, ciò significa doversi rimettere alla decisione di un giudice, ciò significa anche doversi rimettere verosimilmente alla decisione di un consulente tecnico, questo perché è ben probabile che il giudice non abbia una conoscenza approfondita del vostro settore di riferimento e dunque che abbia la necessità di dover appoggiarsi ad un esperto del settore che possa andare a concretamente determinare nel modo più appropriato quelli che sono i criteri per calcolare l'indennizzo che sia equo, proprio perché in realtà indennizzo significa non pieno risarcimento del danno, quindi è di per sé una forma, possiamo dire, anche se non è corretto dal punto di vista strettamente tecnico, diminuita e ridotta del concetto di risarcimento del danno, che certamente lascerà insoddisfatta la parte che aveva interesse all'adempimento dell'obbligazione, ma che serve per darle un minimo di ristoro. C'erano state delle ipotesi che tuttavia non sono ancora giunte, non sono ancora passate dalla fase degli iure condendo alla fase degli iure condito, di ad esempio introdurre una sorta di moratoria nei pagamenti, quindi ritenere che per quel che riguarda, io parlo naturalmente esclusivamente dei pagamenti delle obbligazioni tra privati, quindi tra imprese, quindi non mi riferisco alle moratorie che ci sono state per eventuali imposte e quant'altro, ma tuttavia non mi consta ad oggi che abbiano ancora assunto una determinazione, diciamo, legislativa in tal senso, così come ci sono da più parti delle richieste per andare a modificare quelle che sono le normative relative ai famosi o famigerati voucher o buscette di si voglia, che vanno a sostituire le vacanze non godute piuttosto che i concerti non goduti nei confronti dei consumatori. In realtà ad oggi abbiamo delle proposte che però non sono ancora diventate, come dicevo, degli iure condito. Quindi al fine di tornando a parlare di rapporto tra imprese, di evitare delle lunghe o più o meno lunghe, diciamo, querelle giudiziarie allo scopo di determinare qual è l'indennizzo, ritengo sia opportuno naturalmente per il futuro andare a prevedere delle apposite clausole. Per il passato ci sono, come ben noto, delle forme di mediazione, di conciliazione assistita, o meglio che assistita direi strutturata, quindi anche la Camera di Commercio di Torino ha un ente di mediazione all'interno della Camera arbitrale, ecco, sono delle forme intermedie laddove consentono con l'intervento di un terzo molte volte di arrivare ad una composizione della vertenza, soprattutto sull'elemento economico, qual è per l'appunto l'indennizzo, che certamente facilitano e evitano di dover aspettare un minimo di 2 anni per sapere qual è l'importo in gioco.
Quando noi andiamo a parlare invece di clausola di onerosità, di eccessiva onerosità sopravvenuta, che molto spesso nei contratti internazionali viene definita come hardship clause, preciso che in questo caso rispetto, diciamo, alla forza maggiore che prevede la possibilità di mantenere in piedi, diciamo, il contratto qualora vi siano delle altre obbligazioni da adempiere, ma non si sia potuta appunto adempiere per forza maggiore appunto una di queste obbligazioni. Quando si parla di eccessiva onerosità sopravvenuta, noi abbiamo come conseguenza esclusivamente la risoluzione del contratto. Preciso che in questo caso dobbiamo andare a dimostrare per l'appunto quella che è la eccessiva onerosità. È importante rilevare come eccessiva onerosità non significa difficoltà, cioè eccessiva onerosità significa che oggettivamente diventa sproporzionato l'impegno in termini economici, ma non solo, nell'adempiere all'obbligazione. Quando io invece mi trovo in una situazione che è semplicemente più difficile, non per ciò solo io posso andare ad invocare l'eccessiva onerosità sopravvenuta. Un altro elemento fondamentale per parlare di eccessiva onerosità sopravvenuta è il fatto che non fosse prevedibile. Oggettivamente parlando, l'esplosione della pandemia Covid-19 e tutte le relative conseguenze erano obiettivamente difficilmente prevedibili, soprattutto nella loro concretizzazione attuale. Si tratta di un rimedio che questo della hardship clause, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, che ha delle difficoltà probatorie dal mio punto di vista più difficili rispetto a quello della vis maior, posto che di fatto, insomma, è più agevole già dimostrare uno dei presupposti di fatto, mentre è molto più arduo in sede poi soprattutto giudiziale andare a dimostrare quanto la pandemia abbia reso non più difficile, ma così tanto più complicato e dunque oneroso da rendere necessaria la risoluzione del contratto stesso. Se noi andiamo a vedere gli altri brevemente quello che succede nei contratti internazionali, scopriamo ad esempio che forza maggiore e frustration of contract o dottrina del rebus sistantibus, se parliamo della Spagna, in realtà non hanno una regolamentazione necessariamente codicistica, non solo per quel che riguarda i sistemi di common law, perché sono caratterizzati dall'assenza del codice, ma perché dal punto di vista della tradizione giuridica, della regolamentazione dei contratti, nei paesi di common law, tanto la force majeure quanto la frustration of contract, deve essere espressamente prevista nel contratto. Quindi questa è una differenza di non poco momento quando noi andiamo a decidere quale normativa dover scegliere per il nostro contratto o quando dobbiamo sapere quali chance abbiamo per poter in qualche modo salvarci dalla responsabilità per l'adempimento contrattuale nel periodo del Covid. Se noi abbiamo un contratto internazionale che è stato costruito ed è regolato da normativa straniera, qual è la regolamentazione britannica o quella statunitense, se non abbiamo al nostro interno una clausola che prevede la force majeure e la frustration, diventa difficile poter ritenere in qualche modo invocabili le due misure
e dunque poter in qualche modo avere come scusante la pandemia appunto per il nostro adempimento. Teniamo presente che invece la forza maior e la forza maggiore nel codice spagnolo è presente ed è regolamentata, quindi non necessita una clausola all'interno del contratto. Diverso è quella che è simile alla nostra eccessiva onerosità, cioè la dottrina del rebus sic stantibus, che però è costruita in maniera differente per quel che riguarda le conseguenze. Innanzitutto è una dottrina di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, quindi non è riconosciuta nel codice civile spagnolo. Quindi questa è una prima grande differenza rispetto alla nostra eccessiva onerosità sopravvenuta. Ma al pari della frustration of contract di matrice anglosassone, per quanto si stia parlando di due istituti simili ma diversi poi nella loro strutturazione, noi vediamo che nella dottrina rebus sic stantibus, come nella frustration, noi non abbiamo come conseguenza la risoluzione del contratto, come nell'eccessiva onerosità sopravvenuta di matrice italica, ma è bensì quella di sospendere l'esecuzione, salvo poi arrivare alla risoluzione eventualmente nel caso in cui un adempimento postergato o rinviato non sia più di interesse della parte che deve ricevere l'esecuzione. La dottrina e la situazione regolata dalla legislazione italiana. Noi non abbiamo la necessità di dover notificare alla parte contrattuale il fatto che si verte in una situazione di pandemia e dunque di forza maggiore. Ecco, non, nell'ambito invece anglosassone, sia del britannico sia del mondo americano, c'è la prassi per la quale si debba notificare alla propria parte contrattuale il fatto che a causa della pandemia ci potrebbe essere una impossibilità o addirittura un mero ritardo nell'adempimento. Tutto questo non è necessario nell'ordinamento italiano. Molto più simili all'ordinamento italiano sono l'ordinamento francese e l'ordinamento belga, perché in entrambi i casi noi abbiamo una regolamentazione che è prevalentemente legale e che ad esempio non richiede, come nel mondo anglosassone e come richiesto anche nel sistema spagnolo, in caso si voglia invocare l'eccessiva onerosità sopravvenuta, quindi la dottrina del rebus sic stantibus, ecco, noi non abbiamo la necessità della notificazione, mentre questi ordinamenti sì. In buona sostanza, quando noi abbiamo dei contratti che sono pendenti e ci troviamo a dover gestire il post pandemia e soprattutto le conseguenze sotto il profilo dell'inadempimento e dunque delle potenzialità di risarcimento del danno a causa dell'inadempimento, ecco che abbiamo voluto riassumere in quattro fasi quelli che sono le tappe o comunque le verifiche da fare. Il primo step è sicuramente quello di fare una due diligence sui contratti che avete pendenti, allo scopo di analizzare qual è la legislazione che li regola, quali sono le clausole che potete invocare di matrice contrattuale, ovvero di matrice legale, sino poi arrivare naturalmente a individuare quali possono essere le violazioni, cioè gli adempimenti contrattuali, gli attivi e passivi, cioè quelli che vengono realizzati dai vostri partner commerciali oppure le vostre, e
qui arrivare poi a trovare la via migliore per comporre un'avvertenza che inevitabilmente si va a creare, perché nel momento in cui noi abbiamo una situazione di non corretto adempimento di un contratto, chiaramente ci sono sempre due diversi interessi che sono entrambi meritevoli di tutela nel nostro ordinamento, come del resto negli ordinamenti direi pressoché internazionali, cioè da un lato la parte che aveva interesse all'esecuzione dell'obbligazione, dall'altro invece coloro i quali si sono visti impossibilitati nell'adempiere i propri contratti. Ecco, entrambi sono interessi meritevoli di tutela e si tratta, attraverso quelle che possono essere delle forme di mediazione o di ADR, di arbitrato, o addirittura se non si riesce a rinegoziare, si arriva ad una rinegoziazione veramente, come abbiamo scritto, in tribunale, cioè di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria. Ecco, si tratta di trovare un contemperamento degli interessi che riesca a tutelare, come dicevo, entrambe le parti del giudizio. Ho finito, vi ringrazio e sono a disposizione per eventuali domande. Ecco, passo la parola all'avvocato Paschetta che continuerà la relazione. Ecco a lei, prego, chiedo di condividere le slide all'avvocato in modo tale da poterle condividere. Intanto la metto online. Ecco lei, prego, aspetto soltanto la sua condivisione delle slide. Eccole qui. Prego, avvocato, chiedo soltanto di accendere il microfono, così può parlare. Buongiorno, mi Perfetto. Sentite? Sì, adesso sentite bene? Prego. Vedete anche le mie slide? Adesso le inserisco e gliele mando. Prego. Allora, prego, avvocato. Ok, innanzitutto ringrazio la Camera di Commercio per questo invito in questo seminario molto importante in questa fase di uscita. Ho perso il conto delle fasi, dovremmo essere, secondo gli ultimi aggiornamenti che ho avuto modo di fare ieri sera, la tormentata vicenda che ci sta occupando di questi mesi, dovremmo essere in una fase 3. Detto questo, oltre che ringraziare la Camera di Commercio, saluto anche molto la collega a quale non ci siamo potuti sentire, ma vedo che abbiamo nelle segrete stanze di ciascuno di noi adempiuto ad una suddivisione dei lavori che aiuterà, come dire, a non ripetere quello che effettivamente è stato fatto, è stato detto prima in maniera correttissima dalla collega che tra l'altro saluto. Detto questo, allora la mia presentazione sarà abbastanza, come dire, una parte ricalcherà quella che la collega Truffo vi ha già spiegato, però andando in alcuni dettagli, perché il problema che ci poniamo di fronte in questo momento è, allora aspettate che vorrei, ecco qua, la mia presentazione sarà dedicata a determinare come comportarsi in questa fase successiva a quello che è stato chiamato il lockdown da parte del governo sulle imprese sia produttivi che commerciali, con un focus sui diritti di licenza, di proprietà intellettuale. Alcune cose saranno su alcuni aspetti riprenderò quello che la collega ha già detto, più che altro per dare poi gli strumenti successivi che sono stati a livello internazionale una ridefinizione, o meglio un aggiornamento delle clausole di forza maggiore di Arship da parte della Camera di Commercio Internazionale di marzo 2020, e poi un possibile esempio di clausola Covid, quello che ho chiamato Covid-19, da inserire in modo tale da superare alcuni degli aspetti che andremo a esaminare per chi in questo momento sta negoziando dei contratti, e ovviamente le conclusioni. Allora, in estrema sintesi, cosa è successo? È successo che abbiamo avuto, o meglio, salvo che io mi sbagli, tre fasi in questo momento, dove abbiamo avuto una prima fase, quella che diceva prima la collega del lockdown, con una chiusura forzata delle imprese produttive e commerciali che non fossero inserite nell'allegato 3. Nell'allegato 3 sono poi alla fine stati individuati una serie di strutture essenziali che vanno dalle attività mediche, ma comprendono anche le attività energetiche.
E altri elementi, soprattutto nel decreto del 22 marzo, ha ancora reso più restrittiva la situazione, per cui tutta la filiera manifatturiera è stata, come dire, chiusa. Tuttavia è importante ricordare che le attività che venivano chiuse, nel senso non, come dire, possibilità di entrare negli uffici, essere operativi nelle fabbriche, nella parte produttiva, c'era comunque la possibilità di lavorare a distanza, e questo è stato uno dei volani per un ulteriore incremento delle attività di e-commerce. Di nuovo, questo è un elemento da tenere in considerazione per le considerazioni che faremo successivamente. Abbiamo poi la fase 2, che già molti di voi conosceranno, una revisione dell'elenco delle attività consentite, quindi alcune sono entrate, ritornate a poter operare. Le produttive sospese in conseguenza dell'esposizione del presente articolo possono comunque essere proseguite, ma a che prezzo? Utilizzando la distanza, utilizzando sempre la modalità a distanza, lavoro agile, ma in particolare imponendo il governo misure di sicurezza, procedure che obiettivamente avete avuto modo voi che lavorate nelle imprese di essere molto costose. Allora si passa poi ad una di nuovo ad un'attività dell'11 maggio che riapre ulteriormente, e qui da situazione dove veniva consentito aprire o lavorare tutto quello che non era solo quello che era indicato nell'allegato 3, si passa di nuovo alla situazione, si può aprire e lavorare in tutte le attività produttive e commerciali, fermo restando le indicazioni dell'articolo 1, che sulle attività commerciali imponevano e impongono ancora distanza di un metro, gli ingressi venga dilazionato in modo tale che non ci siano degli assembramenti, e in più l'adozione dei protocolli di sicurezza che sono stati firmati a livello governativo tra il governo, tra le varie parti sociali. È importante, ad esempio, l'allegato 11, per darvi una dimensione di quello che sono stati poi nelle attività commerciali brick and mortar delle imposizioni non indifferenti, come gli accessi regolamentati, per locali fino a 40 metri poteva accedere una persona soltanto, per locali più grandi invece bisognava fare attività di selezione degli ingressi e delle uscite, e questo comunque ha determinato una diminuzione dei soggetti consumatori ammessi nei centri commerciali. Poi un'ampia disponibilità di sistemi di disinfezione, due volte al giorno è necessario fare la pulizia di igiene ambientale, e quindi si sono creati una serie di costi che poi dopo andremo a delineare meglio. Il DPCM dell'11 giugno, finalmente siamo entrati in fase 3, e riaprono non solo le attività produttive e commerciali, ma anche cinema, teatri, centri benessere, e quindi anche per loro si finisce quella che è stata la fase più dura, che imponeva la chiusura. Le disposizioni saranno in vigore fino al 14 luglio, quindi si procederà con nuove riaperture graduali fino al 31 luglio, quando per adesso è ancora stabilita la fine dell'emergenza a livello italiano. Prolungata la vigenza dei protocolli, questo è importante. Ma questi protocolli, al di là dei loro contenuti, hanno dei costi che sono stati sopportati dai soggetti operatori commerciali. E allora vediamo: aumento di costi per la gestione, cioè tutte le procedure di sanificazione, di rispetto delle misure di sicurezza, dei vari locali, le ridefinizioni dei vari ambienti dei locali. La diminuzione delle vendite, perché? Perché vi dicevo prima, c'è stato sempre un contingentamento, man mano meno vincolante, ma pur sempre un contingentamento negli accessi. Prima entravano 100 persone senza distanziamento, adesso entrano meno persone, sicuramente anche solo un terzo. Aumento sostenuto però delle vendite online, molti operatori che lavoravano e lavorano con un doppio canale, brick and mortar e e-commerce, hanno potuto compensare almeno in parte le vendite con il calo di vendite negli esercizi fisici con quello che sono le vendite online. Problemi di produzione, di overstocking, perché in tutto il periodo di lockdown, quello duro delle attività produttive, visto che immaginiamo che i contratti fossero anche in quel momento attivi, c'è stato sicuramente problemi di produzione o di sottoproduzione e overstocking, perché non si poteva effettivamente in alcune situazioni anche in qualche modo provvedere alla consegna, alla logistica di quello che era il materiale che era stato prodotto prima della chiusura. Diminuzione sostanziale del cash flow, questo è uno dei leitmotiv,
Ma una cosa che ho preso dalla stampa di ieri, che mi ha colpito, ma perché avevo già dei sentori a livello professionale, è quello che ho letto a proposito del gruppo Benetton sulla stampa di ieri, dove si dice che per ora filtra solo in questo primo scorcio del maledetto 2020, le vendite online sono aumentate dell'80%, ma che sarà dei suoi 4.700 negozi, di cui 1.200 gestiti direttamente e gli altri condotti da partner. Quindi c'è, in questo scorcio ho voluto riportarlo perché c'è proprio, si incomincia a intravedere una situazione in cui le imprese commerciali, da un lato chi lavorava molto su brick and mortar ha avuto un effetto negativo importante sulla sua attività, e questo si riflette poi sui contratti di licenza, che, o meglio sui quei contratti che comprendono delle licenze ad esempio di marchio, e coloro i quali che oltre questo aspetto invece hanno anche lavorato online, e questo però determina delle soluzioni che potremmo definire, come dire, caso per caso. Andiamo poi a vedere. Conseguenze invece specifiche sui contratti di licenza. Io ho messo contratti di licenza, però tenete presente che ad esempio in molti contratti di franchising comprendono delle licenze, cioè la licenza può essere un contratto a sé, ma altrettanto vero può essere parte di un contratto più ampio come quello di affiliazione commerciale. Io ho usato contratti di licenza in modo tale che prendiamo un po', come dire, la sfera totale del fenomeno dei contratti che hanno per oggetto diritti IP. Allora, quali sono i problemi durante che si sono manifestati? Licenziante di un diritto IP non riceverà corrispettivi variabili perché non ci sono state le vendite, o questi saranno significativamente ridotti, tuttavia dovrebbe comunque ricevere i minimi garantiti. Dall'altra parte abbiamo licenziatario di un diritto IP, il quale non ha potuto godere totalmente o parzialmente di diritti oggetto di licenza perché magari la sua attività non poteva essere portata avanti, ad esempio, ma questo non è solo nell'attività di vendita al dettaglio, anche nell'attività di, ad esempio, dei licenziatari che avevano la possibilità di utilizzare i marchi, immagini per degli eventi, non, e gli eventi essendo stati soppressi per factum principis, per un lungo periodo, anche adesso non sono ancora consentiti, cosa succede? Che questa situazione è altrettanto da valutare sotto gli aspetti degli effetti e della futura rinegoziazione. E il licenziatario dovrebbe comunque pagare i minimi garantiti quando si tratta di una distribuzione. E i problemi potenzialmente trasversali sono quelli che ho prima indicato di produzione, di overstocking, che sono sia dal lato licenziante che licenziatario, proprio perché, come dicevo prima, i contratti di licenza non sono, le licenze non sono solo dei singoli contratti, ma possono essere clausole dentro dei contratti più grandi di fornitura oppure di affiliazione commerciale, dove spesso è il franchisor che si occupa di rifornire i prodotti al franchisee, dandogli anche la licenza. Allora lì c'è un problema di produzione, di blocco doganale piuttosto che delle attività produttive, e di overstocking le poteva eventualmente avere anche il franchisee, il quale non poteva utilizzare se non attraverso i canali e-commerce la vendita che normalmente aveva al dettaglio. In questa fase è difficile sostenere, cioè l'impatto, come diceva prima la collega, sui contratti già in essere, quello in periodo già passato, è difficile dire che c'è stata una compensazione. Perché? Perché nei contratti venivano comunque eventualmente nella prassi strutturati sia nell'ambito soprattutto nell'ambito delle licenze, dei corrispettivi per licenze, veniva tenuto conto del doppio canale. Allora togliere totalmente un canale significa che, salvo che ci sia un raddoppio o comunque una totale compensazione, non è proprio situazione facile, o meglio di comune situazione. Allora andiamo invece a vedere quali sono i rimedi contrattuali. Mi fermo all'ambito italiano perché quello straniero lo ha correttamente identificato la collega. Vorrei però mettervi un po' in sequenza quello che sarebbe la situazione che vi trovate a vedere nuovamente nel momento in cui ci sia di nuovo un lockdown, che nessuno si augura né in una eventuale riconoscenza nazionale dell'ipotesi di Covid-19. Allora abbiamo il primo step, che è un'impossibilità definitiva o temporanea, che è disciplinata nel 1256, che ci dice che l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, quindi causa non imputabile, la prestazione diventa impossibile. Si attiva allora nell'ambito dei rapporti contrattuali
diverse soluzioni. La prima è quella dell'impossibilità totale del 1400, l'impossibilità sopravvenuta e in particolare l'impossibilità totale, la quale nei contratti con prestazione corrispettiva, quando c'è una sopravvenuta impossibilità all'esecuzione dell'obbligazione, non si può chiedere la controprestazione e si deve restituire quello che già si è ricevuto secondo le regole dell'indebito, il che vuol dire ripetizione di quanto pagato eventualmente e se in buona fede interessi dal giorno della domanda. Nell'ambito delle licenze, il licenziatario non può ricavare dal diritto IP alcuna utilità durante queste fasi di lockdown, quindi si può ipotizzare una risoluzione del contratto quando si tratta di contratti di licenza. L'articolo, poi abbiamo il 1464, quando le prestazioni di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad un corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia interesse apprezzabile, cioè l'altra parte può ottenere una riduzione della prestazione nel caso in cui è divenuta solo parzialmente impossibile. Allora, le misure di emergenza temporanea rispetto all'intera durata di residuo del contratto, che rimane significativo, è di interesse per entrambe le parti. Abbiamo un problema di misure di emergenza che sono praticamente significative, sono anche negli impatti economici. Il licenziatario ricava un'utilità quindi ridotta nel tempo e nello spazio, solo vendite online. Quindi cos'è? Riduzione dei compensi delle royalty che devo pagare oppure recesso, ove sia avvenuto o meno l'interesse alla prestazione. Abbiamo anche invece l'eccessiva onerosità che copre le situazioni degli eventi straordinari imprevedibili che hanno reso eccessivamente oneroso una prestazione da una parte. E allora cosa succede? Che la prestazione dovuta dal licenziatario rimane possibile, ma diventa eccessivamente onerosa. E qui, come dicevo prima, abbiamo i costi di attività che sono cresciuti, i ricavi sono diminuiti, ad esempio, facevo qui nell'esempio concreto, misure di distanziamento, sanificazione giornaliera, controlli all'ingresso e per un periodo di pandemia non ci sono i margini per arrivare ai minimi garantiti. Allora, cosa succede al licenziatario, salvo che non abbia previsto contrattualmente la situazione, come andremo poi a vedere, effetto risoluzione, il licenziatario può chiedere la risoluzione. Però attenzione, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Il licenziante cosa può fare? Può evitare la risoluzione offrendo la rinegoziazione, di rinegoziare i termini dell'accordo, quindi diminuzione dei minimi garantiti, eventualmente in misura proporzionale al calo del fatturato complessivo, e tenuto conto delle vendite online, come dicevo prima, revisione delle policy in materia di vendite online. Cioè, questo perché in molti sistemi distributivi ci sono il franchisor piuttosto che il produttore titolare del marchio impone ai propri licenziatari non potendo impedire le vendite online in maniera assoluta. Su questo è un principio che è ben conosciuto a chi lavora nelle materie e conosce la distribuzione perché deriva da normativa antitrust, tuttavia gli è riconosciuta la possibilità di selezionare dei canali con dei precisi requisiti che spesso e volentieri negli ultimi anni prima della pandemia abbiamo visto essere molto restrittivi. Allora si può trovare un punto di equilibrio in una eventuale rinegoziazione durante il periodo di pandemia in cui ci sia una revisione in senso di allentamento dei requisiti in modo di dare la possibilità all'operatore licenziatario di poter in qualche modo avere più occasioni. Ma qui in realtà, venendo al tema che a noi interessa in questa relazione, ma se nel periodo settembre-dicembre ci sarà una seconda ondata e io faccio di nuovo tutti gli scongiuri, può questo evento essere ancora imprevedibile? Perché se voi notate sull'eccessiva onerosità, il secondo comma ci dice che la risoluzione che può chiedere in questo caso il licenziatario non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'area normale del contratto oppure nei precedenti 1463-64 c'è sempre il problema di un evento imprevedibile. Allora, è prevedibile? Rientra nell'area normale del contratto? Adesso, oggi, i nuovi contratti. E questo cosa ci porta? Ci porta alla conseguenza, come dicevamo prima, a dover rivedere in senso, come dire, preciso, o meglio, più preciso, quello che sono gli strumenti che l'ordinamento ci ha dato, che ci consegna.
alcuni, quelli che abbiamo visto del codice civile, ve li ho già enunziati, andiamo invece a vedere quello che è un po' più nel dettaglio, la clausola di forza maggiore e di hardship che nel contratto di stile internazionale la Camera di Commercio adotta e che viene spesso richiamata. C'è stata una rivisitazione nel 2020. Perché eravamo di fronte ad un evento inatteso che impediscono o rendeva troppo onerosa l'adempimento degli obblighi contrattuali. La clausola di forza maggiore combina la previsione di una serie di eventi tipici, allora, cioè quella, la versione, la formulazione della clausola di forza maggiore di hardship espressa dalla Camera di Commercio, va a mitigare, a trovare una soluzione di compromesso a quello che prima la collega vi ha chiaramente identificato come i due strategie con cui vengono affrontati i problemi della forza maggiore dell'hardship. Abbiamo un sistema di civil law che ha una formula generale e invece le stile anglosassone che prevede una serie di eventi tipici che sono predeterminati dalle parti come essere eventi di forza maggiore, e si è trovata la soluzione di compromesso prevedendo inizialmente una definizione generale e poi degli eventi tipici. Allora, quali però sono le modifiche che hanno interessato questa clausola, che vi invito ad andare a vedere sul sito dell'ICC Italia? Troverete solo la versione inglese al momento, tant'è che in alcune slide, per evitare problemi di interpretazione nel senso di traduzione, ho mantenuto in inglese in alcune parti. Allora, cos'è importante? Cos'è cambiato? È una presentazione più semplice, quindi è più facile alle parti capire come lavorerà la clausola di forza maggiore o hardship nel momento in cui si vorrà attivare in una renegoziazione. Quindi si potrà continuare a dire nel contratto che le parti richiamano interamente la clausola di forza maggiore prevista dalla Camera di Commercio Internazionale. Però vorrei far presente che è importante anche la presenza rafforzata di una clausola, come dire, short, cioè le clausole di forza maggiore sono state divise in due. Abbiamo una long form, una formula lunga che comprende 9 paragrafi, che vengono invece condensati solo in 3. In 3, dove però per le piccole e medie imprese, dove le prime due sono uguali alle prime due della formula lunga. Tuttavia c'è soltanto poi tutta la fase della risoluzione di cosa succede a seguito del richiamo, cioè alla clausola da parte di una parte, senza alcune parti procedurali. C'è stato anche un ampliamento delle opzioni per soddisfare le diverse esigenze delle imprese nella clausola di hardship, quindi con 3 opzioni, mentre la formula lunga era accompagnata da un commento. Qui invece ci sono proprio delle note che in parte ho cercato di riprodurre tel quel. Allora andiamo a vedere come si presenta oggi un richiamo alla clausola di forza maggiore di hardship 2020. Rimangono le 3 condizioni, cioè la forza maggiore, quindi costituisce forza maggiore che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni se nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento prova che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo e che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto, ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto. Terzo, che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Allora, la nota ci spiega in maniera, chiara, che ci sono 3 condizioni, e infatti sono condizioni che sono intercalate della coniugazione E, ma altrettanto chiaramente, si rifà al paragrafo 2, ci dice che si presume che le condizioni A e B siano soddisfatte in presenza di eventi elencati nella famosa lista che andremo a vedere. Mentre la terza condizione, anche in quell'occasione, deve essere comunque provata dal soggetto che subisce gli effetti della causa di forza maggiore. Tradotto, nelle ipotesi identificati del paragrafo 2 di eventi tipici, il soggetto che subisce la forza maggiore non dovrà provare la A e la B, ma dovrà invece concentrarsi sulla C,
ovvero provare che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata. E scusate, torno su. L'importante è che si parla in questo caso di ragionevolezza, e questa è una modifica rispetto al 2003. L'oggi l'ozono della prestazione, anche se in teoria sarebbe possibile, ma nella pratica non lo è, proprio per venire incontro alle situazioni che ci siamo trovati ad affrontare come sistema paese, ma non solo, causati dal Covid-19. Abbiamo poi la forza maggiore, con i casi che vi ho lasciato in inglese, vi dicevo prima, più che altro perché volevo assolutamente darvi la possibilità non avere, commettere errori di traduzione, perché finché si tratta di guerra siamo abbastanza a posto. Tra l'altro la lettera E riprende anche le epidemie, le piaghe, i disastri naturali e gli estremi eventi naturali. Quello un po' più complicato invece è la lettera G, perché fanno rientrare come potenziali eventi anche il strike, sarebbe la serrata, lo sciopero, scusate, e il blocco all'accesso, oppure lo sciopero bianco. Allora, cosa succede? Queste, però, tenete presente di una cosa, questi elenchi non sono, come si dice, immutabili, cioè le parti possono, nella loro libertà contrattuale, decidere se mantenerli, cambiarli, aggiornarli, mettere come vogliono. Questo rende importante l'attività successiva, perché, come vi dicevo prima, è dubitabile che un rientro in lockdown sia di nuovo, torno al punto B, un evento che non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto oggi. Cioè, siamo pieni di evidenza che è un rischio potenziale. Questo rende difficile, telché una causa di forza maggiore, per quanto sia stata rivista nell'ambito del Covid dalla Camera di Commercio 2020, essere, come dire, rientrare un'ipotesi di effetto negativo di un lockdown nuovo. Prima di andare a vedere come affrontarlo, però ci tengo ancora a invece dare una valutazione di quelle che sono l'eccessiva onorità, soprattutto nel caso di Hardship. Quello che vorrei concentrarvi con voi è su cosa succede nel caso in cui ci sia, in caso in cui l'esecuzione di un'obbligazione diventa eccessivamente onerosa a seguito di un evento che sia al di là del controllo di una parte. Questo mi richiama molto il 1218. Quali sono però le soluzioni? Sono essenzialmente tre. Le parti possono stabilire che in caso di un eventuale eccessiva onerosità, che deve però essere chiarita dalle parti, ci sarà una risoluzione consensuale del contratto, oppure una rinegoziazione. Una risoluzione, e quindi in questo caso prevedere meglio bene quali sono gli effetti, le conseguenze della risoluzione. E qui mi ricollego al discorso di indennizzo che vi diceva la collega Truffo prima. Il giudice può, oppure una soluzione B, è dare la possibilità direttamente ad un giudice o ad un collegio di arbitri di riequilibrare le sorti del contratto a seguito di questo evento che sia al di là del ragionevole controllo di una parte, oppure sarà lo stesso giudice di evolvere al giudice la risoluzione del contratto, in modo tale che sia lui poi a determinare anche gli effetti. Questo vale soprattutto nei contratti internazionali. Ma andiamo un po' a concludere su una cosa importante, cioè un esempio di possibile clausola. Vi dicevo prima,